Ciao a tutti, sono Andrea e vi do il benvenuto sul canale. Nello scorso episodio di questa rubrica abbiamo parlato della Lombardia e mi dispiace dirvelo, ma anche oggi parleremo proprio di quella regione. Il motivo è semplice. L'episodio in questione è stato pubblicato sul mio canale il 24 dicembre 2021 e fin lì tutto normale. Qualche giorno dopo, però, un fatto di cronaca nera appena accaduto mi ha letteralmente sconvolto e davvero non potevo non parlarvene. Come avete già potuto capire dal titolo, oggi parleremo del caso di Daniele Paitoni. È tutto successo davvero da poco tempo, ma il quadro della situazione ora sembra chiaro. Ci tengo anche ad informarvi del fatto che in questo caso, proprio perché è accaduto da pochissimo, è difficile tracciare una linea precisa degli eventi e delle vite dei protagonisti, ma cercherò comunque di fare del mio meglio. Ad ogni modo ho deciso di affrontare questa vicenda straziante insieme alla mia amica e collega Marilyn. Passo la parola a lei per le presentazioni. Ciao Andrea, e ciao a tutti voi amici di Solo Horror. Per chi non mi conoscesse, io sono Marilyn, è un canale True Crime, in cui tratto di casi di cronaca nera internazionale poco conosciuti, e per chi mi conosce già, invece, hello freaks. Ringrazio il mio amatissimo e stimatissimo Andrea per avermi proposto di partecipare al suo video. È davvero un onore per me essere qui. È una storia che personalmente non conoscevo, e che ho conosciuto proprio grazie ad Andrea. Si tratta di un caso terribile e particolare allo stesso tempo, che mi ha lasciata davvero senza parole. Vi lascio con Andrea e noi ci vediamo dopo. Grazie Marilyn per essere qui. Adesso direi che è arrivato il momento di cominciare. Ci troviamo a Morazzone, in provincia di Varese. Il primo giorno del 2022 sta per assumere una piega inaspettata per la famiglia Paitoni. Le persone di cui ci interessiamo sono Davide Paitoni, sua moglie Silvia Gaggini e il loro figlio, il piccolo Daniele. Non si conosce molto sul passato di questa famiglia, ma quello che sappiamo riguarda più che altro il tempestoso rapporto tra i due coniugi, che vi racconterà Marilyn. I genitori di Daniele erano sposati, ma stavano attraversando un bruttissimo periodo, caratterizzato da pesanti litigi e svariati episodi di violenza. A volte Davide arrivava ad usare le mani contro sua moglie, anche davanti al bambino. La donna presentò ben 2 denunce per maltrattamento. A quel punto era chiaro che le cose non andavano e anche i genitori della donna si erano preoccupati per la sua incolumità e quella del nipote, il piccolo Daniele. Quindi per cercare di porre fine a tutte le sue sofferenze, Silvia decise di chiedere il divorzio, con conseguenti restrizioni pesanti per il marito. E infatti lui non riuscì proprio ad accettare questa situazione. Non riusciva a credere che la vita e la famiglia che si erano costruiti si stava pian piano sgretolando davanti ai suoi occhi. In realtà, però, l'unica cosa che si stava realmente sgretolando era il potere che aveva su sua moglie. Dopo questi eventi, era totalmente impotente nei suoi confronti. Non la poteva più controllare, non aveva più autorità. Era lei, adesso, ad avere potere su di lui, a decidere quando potesse vederla e stare con il figlio. E questo non lo poteva accettare. A proposito di questo, i legali della donna avevano finalmente concesso a Davide di stare con il figlio il primo dell'anno, senza sapere ciò che sarebbe successo. Sì, nonostante le precedenti denunce per maltrattamento e un altro fatto ancora più grave di cui non abbiamo ancora parlato, a Davide è stato concesso di passare il Capodanno con il figlio. Ciò che ha fatto storcere il naso a molte persone però è che nel mese di novembre 2021 l'uomo era stato arrestato e costretto ai domiciliari per tentato omicidio. Che fosse una persona aggressiva l'avevamo ormai tutti immaginato, ma ciò che fece quel giorno oltrepassò ogni limite. Durante una lite con un collega, scatenata da futili motivi, Davide lo aveva colpito con un coltellino da lavoro, facendolo finire in ospedale. Ma allora come ha fatto a ricevere l'approvazione per passare del tempo con suo figlio? Molte persone si sono fatte questa domanda e pare che la risposta non sia ancora troppo chiara. Proverò a spiegarvelo, ma vi avviso che sono totalmente ignorante in materia, perciò potrei sbagliare qualcosa. In quel caso perdonatemi e correggetemi se sapete di più. Ma comunque, nonostante i precedenti, il 6 dicembre il GIP ha dato questa autorizzazione, poiché non c'era alcuna pendenza a carico di Davide. E per quanto riguarda le denunce della donna, semplicemente erano ancora in procura. Ma quindi, cos'è successo la notte del primo dell'anno? Come vi abbiamo detto, Davide si trovava ai domiciliari e stava nella casa di suo padre, anch'egli presente quel giorno. Come stabilito dai legali, quindi, alle 13, Silvia accompagnò Daniele in quell'appartamento per passare il primo dell'anno con il padre. Sulla porta, i due genitori si salutarono in modo formale e si augurarono buon anno. Lei, però, non era felice di questa soluzione e non avrebbe mai più voluto riportare il figlio da Davide.
Riteneva che l'abitazione in cui era, ai domiciliari, non fosse idonea per un bambino e non voleva che rimanesse per lunghi periodi in quel posto angusto. Ma oramai era lì e non poteva più farci nulla. Verso sera, quindi, la donna scrisse un messaggio all'ex marito chiedendo come stesse Daniele. Ma non riceve nessuna risposta nell'immediato. Non si preoccupa, pensando che si fosse addormentato, e attende tranquillamente. Poi, 3 ore dopo, arriva la risposta. Ho avuto una bella giornata con Daniele. Te lo sto riportando. L'uomo quindi si dirige verso l'abitazione di Silvia e una volta arrivato, lei si accorge che il piccolo non è in macchina. Sospettosa, gli chiede dove fosse e lui le dice che è nascosto dall'altra parte della macchina. Stando a distanza da Davide, prova ad avvicinarsi per raggiungere il bimbo, ma lui, velocemente, le piomba addosso e la colpisce usando un coltello. Prima un colpo al volto, poi un altro al petto e finalmente la donna riesce a fuggire, ma non prima di ricevere un altro colpo alle spalle. Evidentemente scioccata e con tante domande a cui rispondere, Silvia chiama i soccorsi e viene ricoverata in ospedale, dove, per fortuna, viene medicata e si riprende molto in fretta. Però non sapeva una cosa terribile che le avrebbe fatto molto più male di quell'aggressione. L'ex marito, prima di andare da lei, aveva già trovato un modo per farla soffrire per sempre. Dopo l'aggressione, Davide si allontanò in macchina e si diresse verso la Svizzera, dove aveva in mente di togliersi la vita. Durante il viaggio mandò un messaggio vocale al padre, in cui disse non aprire l'armadio. Prima di presentarsi sotto casa di Silvia, infatti, aveva fatto una cosa terribile. Come sapete, era in casa con suo figlio, quando improvvisamente gli tappò la bocca con del nastro adesivo e gli fece perdere i sensi. Dopodiché, accecato dalla voglia di vendetta verso la moglie, decise di usare il piccolo Daniele come arma per ferirla. E quindi lo uccise, riponendo poi il corpo dentro quell'armadio che più tardi dirà al padre di non aprire. Una totale tragedia, della quale Silvia non sapeva ancora nulla. La verità iniziò lentamente a venire a galla quando il padre di Davide aprì quel famigerato armadio. Al suo interno, con orrore, scoprì i resti di Daniele e le forze dell'ordine partirono subito alla ricerca dell'uomo. L'inseguimento terminò in provincia di Viggiù, dove Davide tentò di scappare in un bosco. Ma essendo ormai circondato, ha dovuto arrendersi. Aveva un coltello e nella sua macchina furono trovate delle sostanze stupefacenti. Questo dato avrà sicuramente un grande rilevanza al processo, ma ad oggi non sappiamo se nel momento dei crimini fosse effettivamente in uno stato alterato. Pochi giorni dopo questi eventi strazianti, il Corriere della Sera ha pubblicato un articolo con le confessioni di Silvia, che ci aiuteranno a capire la situazione, anche dal punto di vista di una delle vittime. La donna ha rivelato di aver chiesto a Davide che cosa stesse facendo subito dopo aver ricevuto il primo colpo dell'aggressione. La sua risposta fu semplicemente «Ti ho voluto dare una lezione». Aggiunge anche che all'inizio credeva la stesse picchiando con le mani e si accorse solo dopo il colpo al petto che in realtà stava usando un coltello. Silvia aveva saputo che Daniele non c'era più la mattina del 2 gennaio mentre era in ospedale per le ferite. È stata una carabiniera ad informarla. La stessa a cui Silvia riferì di voler precisare un dettaglio sulla vicenda. Le disse che Davide aveva richiesto espressamente che fosse lei a portargli il bambino. E anche questo è un atto di crudeltà da parte del padre, perché voleva che fosse lei l'ultima a vederlo e a consegnarlo al suo carnefice. Così facendo, la madre si sarebbe data la colpa per non aver previsto la tragedia imminente e aver comunque consegnato il figlio al padre. Ovviamente la colpa non può in alcun modo essere di Silvia, a cui siamo molto vicini, ma in casi del genere anche un gesto come questo, che apparentemente sembra insignificante, potrebbe avere delle gravi ripercussioni sui sensi di colpa della vittima stessa. Ma le cose strane in questa storia non sono ancora finite. Sul corpo di Daniele era presente un biglietto scritto da Davide e rivolto a suo padre. Nonostante gli avesse inviato il messaggio vocale in cui gli diceva di non aprire l'armadio, sapeva che prima o poi l'avrebbe fatto e avrebbe visto il corpo senza vita di Daniele. Così lasciò il biglietto proprio sul corpo del figlio, nel quale c'era scritto «Mi dispiace, perdonami, papà». Quindi Davide, che aveva per forza di cose premeditato il crimine, si rendeva conto di ciò che stava per fare oppure era accecato dalla voglia di vendetta.
Ciò che sappiamo oggi è che il caso Paitoni si può accostare al fenomeno dei cosiddetti padri sterminatori. Questi sono uomini totalmente incapaci di affrontare la rottura del matrimonio e lo sgretolamento della famiglia. Perciò iniziano a considerare i figli come armi. Non percepiscono il dolore dei loro bambini e agiscono nel peggiore dei modi per vendicarsi, per far provare più dolore possibile all'ormai ex partner. Come abbiamo detto all'inizio del video, spesso in queste situazioni si vede un rovescio della medaglia. Se prima era l'uomo ad avere potere sulla donna e sulla famiglia in generale, con il divorzio si rende conto che questo potere non gli appartiene più. Anzi, è passato totalmente in mano alla donna. Nella loro mente, quindi, l'unico modo per ristabilire e riprendersi questo potere è fare del male ai figli. Ma una caratteristica di questo fenomeno non sembra rispecchiare il caso di Davide. Solitamente i padri che uccidono non provano alcun rimorso o senso di colpa. Anzi, si sentono sollevati. Un sollievo che si presenta nel momento in cui ristabiliscono il loro controllo, sottraendo all'ex la cosa più cara. Davide, invece, appena venne arrestato e nei giorni immediatamente successivi, decise di rimanere in silenzio totale. Poi, però, dopo poco ha iniziato a fare i conti con la realtà. Il 18 gennaio, un articolo de ilgiornale.it ha reso pubblica la situazione di Davide. È ora a San Vittore, in isolamento e sottoposto ad una sorveglianza ininterrotta. Nei primi giorni di detenzione, dalla sua cella erano anche state tolte le lenzuola per impedire atti di autolesionismo. E dopo un periodo di silenzio, durante i colloqui con il suo avvocato, finalmente dice qualcosa. Ho fatto una cosa orrenda. Sono un uomo di... Sono un mostro. Davide si trova ancora in una sorta di limbo di confusione mentale, iniziando a rendersi conto delle sue azioni e di ciò che comporteranno. Insomma, una vicenda decisamente orribile che si sarebbe potuta evitare. E per adesso, tutto ciò che rimane da fare è attendere un processo. Sia io che Andrea siamo vicini alle famiglie e ai conoscenti delle vittime. E crediamo che il piccolo Daniele debba essere ricordato anche per evitare che crimini del genere capitino ancora. Inoltre, prima di concludere, volevamo anche condividere con voi un'inquietante informazione reperita durante un'intervista. Una vicina di casa di Silvia ha dichiarato ai media che Daniele non voleva neanche andare dal padre. Non specifica il motivo, ma dice di essere una grande amica di famiglia e di sapere, per certo, che il bambino avrebbe voluto passare quei giorni dalla mamma. Questo lascia spazio a diverse supposizioni, ma per ora quello che vi abbiamo raccontato è tutto ciò che sappiamo. Restano ancora tante le domande senza risposta e quando ci saranno degli aggiornamenti sostanziali cercheremo di farvelo sapere. Adesso ringrazio tantissimo Marilyn per aver partecipato a questo video piuttosto delicato. Vi consiglio di guardare il suo canale perché fa video true crime semplicemente sconvolgenti, proprio come piacciono a voi. Vi ringrazio tantissimo per la visione, come al solito, e spero che abbiate trovato interessante il video. E vi invito anche a riflettere su ciò che è accaduto. Secondo me, quando accadono cose del genere, in questo caso anche vicino a noi, dobbiamo cogliere l'opportunità per valutare attentamente cosa è andato storto e cercare di evitare il più possibile che possa capitare anche nella nostra vita. Detto tutto questo, ragazzi, io vi saluto. E vi do appuntamento al prossimo episodio di Italia nel Terrore.